Bravo Alessandro. Bravo Alessandro, complimenti. Spezialischi è stato il mio videogioco preferito quando sono iniziate le Olimpiadi. Ho imparato un sacco di cose sulla sicurezza, attraverso i quiz e pure attraverso il videogioco. Ho praticamente mollato tutti i miei videogiochi a cui giocavo prima degli scacciarischi e mi sono dedicato completamente a questo videogioco splendido. Ringrazio la mia maestra Francesca Vinciano che me l'ha fatto scoprire, perché se no non sarei mai arrivato qui. Sono uno dei finalisti delle Olimpiadi. Io penso che queste Olimpiadi siano bellissime perché ti fanno divertire, un gioco che veramente quando lo inizi ti attrae. La cosa bella di questa iniziativa è che posso giocare senza sentire dire ai miei genitori: Alberto, basta giocare, vai a studiare, perché anche è un compito per la scuola. Mi è stato chiesto un parere di questa iniziativa. Beh, posso solo dire che è fantastico imparare anche giocando. Quest'anno ho avuto la possibilità di fare una nuova esperienza giocando a un gioco chiamato Scaccialischi. Questo gioco mi ha fatto aprire gli occhi su tutti i rischi che corriamo a causa di errori che noi reputiamo banali, ma che in realtà non devono essere trascurati. Oltre ad avermi fatto aprire gli occhi e ad avermi insegnato cose nuove, mi sono anche divertita. Infatti, il gioco è molto divertente. Quando la maestra ci ha proposto di giocare al gioco di scacciarischi, spiegandoci anche le finalità dello stesso, ne sono rimasta entusiasta. Eh sì, ciao ragazzi, sono la mamma di Sara e in quanto medico non posso che esprimere un parere positivo su questa iniziativa. Ciao a tutti, sono Martina. Ho giocato molto a scacciarischi. Anche se dei livelli erano difficili, ma comunque divertenti, anche perché mi piaceva veder fallire mia mamma.